Principe Pignatelli, un filo dorato che ha attraversato i secoli. Bentrovati, siamo alla tappa numero 190 del nostro viaggio nel Molise che va. Dal 26 maggio scorso al 1 giugno si è svolta a Venafro una settimana in preparazione dell'Expo 2015 di Milano. Noi siamo andati domenica e abbiamo realizzato il servizio che vi proponiamo. Se la pioggia cade nel bel mezzo di una cerimonia nuziale, si dice sposa bagnata, sposa fortunata. Altrettanto, ai noi, non si può dire per la pioggia caduta durante la settimana dal 26 maggio al 1 giugno, durante l'evento di Venafro, il Molise verso Expo 2015, cibo, cultura e territorio. Il programma della settimana, studiato nei minimi particolari dal Comune, dall'Anci Molise, dalla Regione e dalle tante altre associazioni e istituzioni che hanno svolto un lavoro encomiabile, più volte ha subito dei rallentamenti, delle modifiche e anche degli annullamenti dolorosi. La partenza in Mondovisione nel Castello Pandone con un convegno inaugurale Cibo, Cultura e Territorio e l'inaugurazione della mostra Paesaggi del Molise nell'opera di Romeo Musa. Tanti sono stati gli avvenimenti e gli incontri su varie tematiche con i prodotti agroalimentari in prima linea. Cibo sotto il Vesuvio, cibo più antico d'Europa, Esernia alla Pineta, cibo dei monaci, campagna amica con la Coldiretti, i cibi dei Romani, le carni del tratturo, la scuola promuove il benessere, alimenti, salute e ambiente, la ricerca dell'equilibrio perfetto, i piatti per l'Expo, a tavola con i faraoni, tratture e transumanza con la presentazione e degustazione di prodotti tipici molisani e la competente relazione di Nicola Di Niro del Molical, l'olio di Venafro dai latini ad oggi, la mensa dei monaci, acqua fonte di vita, cibo e integrazione culturale. Non sono mancati poi momenti altamente culturali e di svago con l'intervento in videoconferenza da Hong Kong di Savio Pesavento in occasione dell'incontro su Infinite Gocce d'Oro a cura dell'Accademia Italiana della Cucina e dell'Accademia dei Georgofili. Per l'occasione esposti anche due antichi manuali di fritta all'olio messi in esposizione dalla Biblioteca Comunale alla Banca di Agnone. Divertenti ed apprezzate le esibizioni di gruppi folk e di costumi d'epoca, oltre alle sempre divertenti maitunate. Nella giornata di domenica, 1 giugno, il programma prevedeva una passeggiata con guida turistica ed erboristica a cura dell'associazione La Tana, nelle oasi Le Mortine. Siamo andati, per chi vi parla per la prima volta, in questa località unica ed incantevole, al confine tra i comuni di Venafro, Molise e Capriate al Volturno, Campania. Il padrone di casa, per così dire, Mario Caniglia, ci fa da cicerone. Mario Caniglia, presidente di Pianeta Terra, che è la onlus che gestisce questo luogo favoloso, ecco, lo fa conoscere al nostro pubblico. Come no? Allora, siamo nell'oasi naturalistica Le Mortine, un'oasi di rilevanza internazionale, una delle poche zone umide ancora maggiormente conservate in Italia. Abbiamo un bel po' di biodiversità legate giustamente alle zone umide, che tutti sanno insomma che l'acqua è vita. Qui all'interno dell'oasi ci sono sia mammiferi sia molti uccelli protetti, la Red List della UCN, che è l'Organizzazione Mondiale della Protezione della Fauna e Flora. Spesso viene visitata da persone insomma, che arrivano da oltreoceano, quindi questa è un'oasi che ha molto da offrire a chi si occupa di naturalismo e di ambiente. E non ci dispiace quando arrivano anche bambini e visitatori insomma, della fascia normale che di volta in volta ci fanno complimenti perché credo che sia un'oasi che valga la pena visitare. Tanto è vero che quest'anno abbiamo il tutto pieno, perché abbiamo la foresteria con 48 posti letto, quindi tutto il centro accoglienza col centro di educazione ambientale che ormai fino al 10 di settembre è pieno. Questo ci fa ben sperare nel futuro che possa creare uno sviluppo economico anche al territorio.
Siamo al confine tra due province e due comuni. Esatto, sì, questa divide proprio due regioni, quindi Campania e Molise, almeno sul tratto della zona umida delle Mortine. In realtà qui siamo nel comune di Capriate al Volturno, ma l'ingresso è in provincia di Isernia, quindi comune di Venafro. È proprio il fiume Volturno che in questo caso divide le due regioni. Quindi noi siamo qui, in realtà è anche Parco Regionale del Matese, la porta settentrionale dell'accesso al parco. È l'unico posto nel Molise che fa parte del Parco Regionale del Matese, con la speranza che a breve si possa estendere anche nel versante molisano del Matese, che ha molto da offrire quel parco. Quindi speriamo, insomma, che le istituzioni prendano in seria considerazione l'estensione del parco regionale, che diventerà un parco interregionale. È quello che noi tutti ci auguriamo. Ci può dire qualche cosa sulla varietà di alberi, anche sulla varietà di animali che popolano questi ruscelli, perché c'è molta acqua, vediamo. Sì, come dicevo, insomma, è una zona umida. Come animali, come mammiferi, qui abbiamo il tasso, l'istrice, abbiamo cinghiali, volpi, e spesso scendono i lupi dal Matese, ma solo quando ci sono delle calamità, tipo la forte nevicata di 2 anni fa, qui era pieno di lupi. Mentre come fauna invece migratoria, soprattutto durante il periodo invernale, questa fa parte della rotta migratoria proprio degli uccelli. Attualmente svernano diversi uccelli, tra cui lo sbasso maggiore, e ci sono delle nidificazioni di aironi che ormai sono in pianta stabile. Tant'è vero che il logo dell'oasi è l'airone cenerino, però qui abbiamo tutti e 3 tipi di aironi, sia il rosso maggiore, sia il bianco e sia il cenerino. Per quanto riguarda gli alberi? Gli alberi, chiedo scusa, ritorno un attimo agli animali, perché uno degli animali che è il nostro pregio è la lontra, che questo è uno dei siti nel Molise dove c'è presenza della lontra accertata, perché è stata monitorata dall'Università del Molise. Quindi vuol dire che l'acqua è pulita, vuol dire che l'ambiente è adatto ad ospitare questo tipo di mustelide. Per quanto riguarda la flora, invece, essendo bosco umido, è prevalentemente di piante diciamo igrofile, quindi troviamo molto salice, pioppo, ondano, le varietà arboree, mentre la fascia del sottobosco abbiamo un'infinità di arbusti che ci vorrebbe una giornata per raccontarle tutte. Abbiamo visto anche qualche pianta secolare. Sì, in realtà qui all'interno dell'oasi abbiamo un nocciolo e un biancospino, che il nocciolo ha circa 600 anni, il biancospino a quanto pare è il più vecchio d'Italia. Quanti tra le persone che vivono ai margini di questa oasi nella nostra regione, la Campania, conoscono questo posto? Sono tanti. Diciamo che negli ultimi anni è stata fatta un'opera di promozione del sito, e quindi abbiamo decuplicato tutti i visitatori. Fino a qualche anno fa invece era conosciuta solo agli addetti al settore. Quali sono le difficoltà vostre nel gestire, nel portare avanti? Le difficoltà, come lei ben immagina, insomma, sono tantissime, perché qui è tutto in autogestione, autofinanziato. Purtroppo non abbiamo nessuna istituzione che ci dà supporto. Noi non chiediamo supporto economico, ma quantomeno supporto del materiale, o quantomeno che ci vengano a dare una mano a mantenerla pulita e fruibile. Spesso ci promettono, ma puntualmente, insomma, mancano delle risposte da parte di chi dovrebbe darle. Ma noi continuiamo ad andare avanti, perché siamo un gruppo molto coeso e folto, lo facciamo per passione, quindi non abbiamo problemi a continuare a gestirla. Senta, lei un sogno nel cassetto per questo oasi ce l'ha? Come no? Il mio sogno è quello di creare veramente un indotto, un'economia legata all'ecoturismo. E questo può essere veramente un volano di sviluppo che può creare molta occupazione, può creare quindi benessere sociale, ambientale, e quindi creare anche un indotto turistico che fa bene al territorio. Auguri a che questo sogno si realizzi allora. Grazie mille. Incontriamo poi Raffaella Palmisano, dirigente della Onlus Cassinate, e Chiara Giordano, segretaria amministrativa. Raffaella Palmisano, vicepresidente dell'associazione La Tana, ci fa entrare in questa tana anche a noi? Certo, è aperta a tutti. Adesso stiamo partendo per un percorso di riconoscimento di erbe spontanee, sia commestibili che utilizzabili per scopi terapeutici, e questo grazie anche all'aiuto di Maria Sonia Baldoni, che ci ha un po' formato in questo senso, che è una grande erborista. E diciamo, noi vogliamo far scoprire alle persone l'abbondanza
conoscenza del territorio, quindi che insomma può approvvigionare le proprie risorse dal territorio, quindi anche da un campo semplicemente come quello, possiamo recuperare delle risorse da mangiare, da utilizzare per scopi terapeutici o tintori, piante tintorie. E questo fa parte di un progetto che si chiama I Raccoglitori. Il 20 e il 21 giugno saremo a San Biagio e quindi faremo la parte estiva, quindi riconoscimento delle piante in estate, estive. Quando parla di territorio, a quale territorio si riferisce? Il territorio, mi riferisco innanzitutto alle vicinanze, noi siamo di Cassino, però insomma cerchiamo di spostarci nel Lazio, nel Molise, in Campania, il territorio è dove uno è. Non pensa, si dice, no? Agisci localmente e pensa globalmente, è quello che facciamo noi. Oggi siamo alle Mortine, cosa offre questa oasi? Offre innanzitutto un percorso sia erboristico che di riconoscimento di animali, possiamo sentire vari tipi di uccelli, il picchio, è veramente stupenda perché ci sono alberi secolari, c'è un biancospino molto antico, io non avevo mai visto un biancospino così grande in vita mia, e penso che sia da vedere assolutamente, una grande risorsa per il territorio, bisogna valorizzarla ed è già il terzo evento che noi facciamo in quest'oasi, sempre riguardante i raccoglitori. A lei cosa è piaciuto in modo particolare di quest'oasi? A me è piaciuto sicuramente i pioppi che sono secolari e il canto degli uccelli, è fantastico, non ho mai sentito tanti tipi di uccelli diversi come in quest'oasi, ha una biodiversità che va riconosciuta. I giovani che non sono appassionati della natura che cosa perdono? Perdono tanto, il contatto con la terra che dà energia, purifica, dà salute e dà ricchezza, assolutamente. Sono i nuovi lavori, no? Il nuovo mondo che si creerà si baserà su lavori che riguardano la terra e la natura. La terra, la natura, l'ambiente, in che misura sono rispettato o non lo sono? In questo momento ci sono vari tipi di iniziative, ci sono delle piccole luci in un oceano di ombra, dobbiamo crescere, soprattutto educando i giovani, i bambini più piccoli, che sono il futuro. Buona passeggiata allora. Grazie, grazie. Chiara Giordano della Tana è la segretaria, la tesoriera, lei è il ministro con il portafoglio. Esattamente, sono severissima. E, sì, gestiamo questi eventi ormai a quale Mortine ne abbiamo già fatti 3, 2 come raccoglitori di erbe spontanee insieme a Maria Sonia, che è la nostra sibilla delle erbe, e uno abbiamo fatto un proposto alla festa proprio annuale delle Mortine, la nostra cucina vegana. A proposito di cucina, avete preparato un buffet che è tutta una poesia. Sì, abbiamo preparato delle torte per far fare colazione ai nostri partecipanti a questa camminata e tutti sono tutti dolci vegani e cerchiamo anche di usare delle erbe tipo la lavanda, che di solito viene usata per conservare per gli abiti, non per allontanare le tarme, noi l'abbiamo usata anche per fare i dolci. Cerchiamo un po' di recuperare queste erbe e farle conoscere alle altre persone. Come e quando è nato il desiderio di entrare in questa tana? È nato da una passione, da un interesse, anche dall'osservare la natura. Comunque già i miei nonni mi hanno insegnato che ci sono delle erbe con cui ti puoi curare, erbe che puoi mangiare, che magari non trovi al supermercato, come la cicoria, tutti sanno che è buonissima da mangiare, però non... oppure la ruta, mio nonno ad esempio mi curava quando ero piccola con la ruta,
quando, non so, avevo mal di stomaco, mal di testa. Quindi c'era già nella mia famiglia, c'è stato già un tramando, e poi ho conosciuto questi ragazzi della Tana e che avevano la mia stessa passione, e quindi mi sono buttata in questa esperienza. Siamo più quelli che non conoscono o quelli che conoscono la natura? Purtroppo sono più quelli che non la conoscono, che non la osservano, che non la ringraziano quotidianamente, perché la natura ci può veramente dare tanto. Tutti i giorni, anche solamente farsi una passeggiata in mezzo alla natura ti distende, ti fa bene all'anima. E poi basta anche perdersi nei colori, la natura ci dà tanto, e noi stiamo perdendo purtroppo, ma questa società ci ha fatto perdere questo contatto con la natura. Secondo me i nostri avi stavano molto meglio. Le istituzioni hanno il giusto rispetto? No, purtroppo no. Questo purtroppo no, si può anche vedere solamente da questa cosa bellissima che dovrebbe essere sostenuta molto di più, fatta conoscere, e dovrebbe diventare un luogo da proteggere di tutti i cittadini, e invece purtroppo non è così. E le istituzioni hanno anche altro di cui occuparsi, me ne rendo conto, però non sono abbastanza attente. Lei ha la possibilità con questo microfono magari di fare una tiratina di orecchio oppure di lanciare un messaggio? No, non lo so se posso fare questo, però mi piacerebbe che magari chiederlo alle istituzioni è tanto, bisogna puntare troppo in alto. Mi basta però il passaparola, il riuscire in questi, fare questi piccoli eventi dove la gente piano piano si avvicina, si porta a casa un po' di conoscenza in più e si riavvicina un po' alla natura. Noi siamo a Venafro, Molise. Lei viene da Cassino, Lazio, ma il suo accento non è del sud. Io sono di Milano, vivo a Cassino da 3 anni. Ho fatto questa scelta abbastanza drastica da passare da Milano a Cassino, però ho guadagnato tutto in salute, perché vivo in campagna e posso vivere in un altro modo, con un altro ritmo, perché per fortuna qua al sud c'è un ritmo più tranquillo, più rilassato rispetto allo stress milanese. Nebbia è diventato un ricordo. Sì, per ora sì. E dopo questa piacevole full immersion in quell'angolo di paradiso, torniamo verso Venafro, all'anfiteatro romano del Verlache, dove la Commissione Pari Opportunità del Comune e l'Associazione di Torino, accorciamo le distanze, preparano un seminario avente a tema cibo e integrazione culturale, incontro con i sapori del mondo. C'è uno spazio molto interessante in chiusura di evento a Venafro di settimana, Dulcis in Fundo. Qual è il vostro appuntamento? Noi abbiamo deciso, come Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro, in collaborazione con l'Associazione Accorciamo le Distanze di Torino, di promuovere questa giornata di scambio ed integrazione culturale attraverso il cibo. Abbiamo coinvolto delle persone che vivono a Venafro straniere e proporremo una cucina marocchina, una cucina indiana, una cucina rom, una cucina dell'Europa dell'Est e anche un menù per celiaci, proprio per garantire la pari opportunità a tavola a tutti. Abbiamo deciso di coinvolgere queste donne perché scambieranno appunto i loro prodotti culinari con la gente di Venafro, proporremo anche una cucina tipica venafrana, e quindi cerchiamo di creare questo scambio e questa integrazione attorno ad un tavolo. Sono molti gli ospiti stranieri in città? Sì, devo dire che con mio grande stupore ho constatato che ci sono 172 donne, solamente donne, risiedenti nel comune di Venafro, provenienti da altri paesi del mondo. Ma noi facciamo poco, molto o abbastanza per gli ospiti stranieri? Dobbiamo fare ancora tanto, facciamo abbastanza, ma dobbiamo ancora fare tanto. Dobbiamo per l'appunto accorciare le distanze. Ecco, l'alimentazione, il cibo è un momento di confronto, di incontro, di condivisione, e quindi ci aiuta a fare ancora meglio. La sensibilità deve aumentare da parte delle istituzioni o dei cittadini? Direi che devono essere integrate, sensibilità dei cittadini e sensibilità delle istituzioni, perché devono procedere di pari passo. Quali sono i problemi maggiori di queste persone che vengono dalle nostre zone? Beh, incontrano ancora dei confini, degli steccati che sono di natura prima di tutto culturale e poi di natura anche politica. Se cultura e politica cominciano ad integrarsi, risolveremo tanti problemi, primo fra tutti quello delle persone immigrate. Lei viene da Torino, le avete accorciate le distanze sul Piemonte?
Ma penso di sì, nel nostro piccolo abbiamo fatto qualcosa, veniamo da Torino, siamo un'associazione che accorciamo le distanze, portiamo i nostri progetti in giro per il mondo, in questo momento siamo attivi in Togo e in Senegal e abbiamo portato qua a Venafro proprio per accorciare le distanze le nostre cucine solari, cucine che progettiamo e costruiamo noi e le facciamo in un modo particolare, insegniamo in Africa a costruirle in modo tale che si rendano autonomi nei loro progetti. Con i cittadini di quale nazione è più agevole interscambiarsi? Beh, in questo momento per noi il Togo, in questo momento il Togo e il Senegal. Uno, il Togo perché siamo attivi da più tempo, il Senegal perché abbiamo dei contatti più, diciamo, più attivi. Ma verrà il giorno in cui, quando si dirà terzo mondo, non lo si dirà che è il mondo, insomma, che sta meno bene? Non penso che ci siano istituzioni che aiutano abbastanza per risolvere questo problema. Noi nel nostro piccolo facciamo il nostro, ma è assolutamente insufficiente quello che facciamo a livello mondiale, globale. E a livello d'Italia? A livello d'Italia è come le altre nazioni, assolutamente inefficace quello che fa. Vincenzo Scarabeo, Venafrano Doc. Lei è un medico, sì, certo. Però mi sa che deve andare da qualche medico per guarire dalla malattia pro-Venafro? Sì, è vero, perché Venafro è una città illustre, bellissima, ha le vestigie dei tempi antichi passati, non soltanto di epoca romana, medievale, rinascimentale e anche contemporanea. Quindi il fatto stesso che in questo periodo di tempo Venafro torni alla ribalta non soltanto nazionale ma anche internazionale, perché quando si parla di Expo Universale molti forse tacciono o non vorrei dire ignorano, ma sfumano l'espressione universale. Universale significa che l'esposizione si fa interessando tutti i paesi del pianeta Terra e quindi anche quelli lontani dall'Alaska, dall'Australia, dall'Argentina vengono a conoscenza delle cose belle, bellissime italiane, in particolar modo dei temi che quest'anno vengono trattati all'Expo. E con grande orgoglio, con vero senso di generosità espressiva, di desiderio di essere presenti in questa manifestazione, c'è anche Venafro che per un verso o per un altro sarà presente all'Expo a Milano, presenterà le opere, presenterà la sua storia, presenterà anche tutto ciò che riguarda la cucina, gli alimenti, l'ambiente e Venafro veramente ha tanto da mostrare, da far emergere e soprattutto desidererei, e questo è un grandissimo accorato appello che rivolgo e rivolgerei anche nei prossimi tempi a venire a tutti i miei concittadini, quelli di rendersi conto che sono fortunati, fortunatissimi a appartenere a questa terra, a questa generosa terra che ha dato i tributi e i contributi per tante opere, per tante manifestazioni, per tante eccellenze e soprattutto per tantissime menti che poi si sono sparse per tutto il mondo e hanno dato dei risultati ottimi e veramente molto molto qualificati. Però questa è stata una settimana non solo per Venafro, per tutta la regione. Certo, hanno partecipato tutti, soprattutto anche gli studenti, e quello che mi ha colpito tantissimo è stata la presenza della dottoressa Petta, la sovrintendente al settore scolastico della regione Molise. Ho avuto modo di parlare con lei, le rivolgo tante forme di affettuosità ma soprattutto di stima sul piano professionale, perché è una donna straordinaria, intelligentissima, capace, ha trascinato con sé tutta una serie di iniziative e quando ho ascoltato la sua viva voce che aveva coinvolto con il suo apparato scolastico ben 10.000 studenti, non ho potuto far altro che congratularmi direttamente con lei, le ho rivolto un grandissimo encomio, un grande elogio, perché è una persona che riesce a muovere nel Molise con appena 300.000 abitanti, 10.000 studenti in una manifestazione come questa, vuol dire che si è veramente delle menti eccelse, delle persone che hanno enorme dinamicità, capacità di agire e soprattutto hanno tanto amore per la loro terra, soprattutto per il Molise. C'è stata anche una bella mostra di prodotti molisani e Venafro ha presentato il suo olio. Sì, è l'olio, molto spesso e con frequenza si fanno le citazioni di Orazio, di Marziale, ma molti dimenticano che in Roma quando si citava l'origine, la produzione e la provenienza
provenienza dell'olio, c'è stato più di uno studioso, non sto qua certamente a citarlo perché ce ne sono tantissimi, ma più di uno studioso romano che citava l'olio di Venafro essere il superiore rispetto all'olio dell'Istria, che veniva considerato a livello popolare, a livello anche del ceto aristocratico nobile romano, come il miglior olio in assoluto, quello istriano. Però Venafro lo superava. E un'altra notizia, diciamo, di natura cronostoriografica, è che le matrone romane usavano l'olio di Venafro per lenire la cute e preparavano delle misture, delle miscele con delle sostanze di derivanza vegetale che venivano da, provenivano da capua, da nola, e le miscelavano, le univano con l'olio di Venafro. E l'olio di Venafro per le matrone era il miglior emolliente, la migliore sostanza, che tendeva a rendere la cute molto morbida, molto idratante, e quindi, ed era un olio particolarmente molto ben ricercato. Poi dopo, successivamente, arrivarono anche le parrucche dei capelli delle donne germaniche, quando Roma cominciò la conquista nel periodo storico della Germania oltre il Reno, e quindi le donne con le parrucche delle germaniche bionde e con la pelle così morbida dell'olio di Venafro veramente erano molto ambite e gradite, e quindi gli stessi romani facevano sfoggio della loro bellezza e della loro fecondità. Viva l'olio di Venafro, ma viva l'olio di tutto il Molise, che è ottimo! Il cielo promette acqua in abbondanza, riusciamo appena in tempo a curiosare nello stand di pesche. Siamo qui per esporre i nostri presepi nel presepe, infatti come vedete dalle nostre immagini, siamo anche noi di pesche, siamo due rappresentanti del nostro paese. Poi ci sono anche dei presepi che qui abbiamo esposti, e questo è un artista siciliano, tutto lavorato in terracotta. E, pesche non è soltanto il presepe però. È un po' di tutto, insomma, è un paese caratteristico. Alle porte di Sernia. Certamente, alle porte di Sernia, è molto particolare per la sua posizione, che sembra è un presepe già di se stesso, insomma. E quindi da questo è nata l'idea di fare questa manifestazione, i presepi nel presepe, che dura da anni, dal 1999, quindi sono parecchi anni che viene fatta questa manifestazione, sia regionale che nazionale, quindi partecipano tutte le nazioni, le regioni italiane. E pare che fino a questo momento, insomma, ce la caviamo. Questa è solo una delle manifestazioni, ma ce ne sono tante altre. Il vostro nome? Assunta Agnese. Poi in quello di Pescopennataro, dove il sindaco Pompilio Sciulli, nella veste anche di presidente regionale dell'ANCI, tira le conclusioni della settimana dell'Expo. È uno stand come quello che fanno tutti gli altri comuni per promuovere e far conoscere quelle che sono le attrazioni naturalistiche ed ambientali di Pescopennataro. Abbiamo percorsi per sentieri, per arrampicata sportiva, è tutto quello che un bellissimo comune quale quello di Pescopennataro può offrire al turista che viene a trovarci. Diciamo tre cose importantissime di Pescopennataro. Noi abbiamo, ormai siamo famosi per quanto riguarda i sentieri, abbiamo tutti i sentieri tracciati dal CAI con tutti i percorsi anche GPS, qui potete apprezzare il Deplan, abbiamo poi i percorsi per l'arrampicata sportiva, ci sono vie di arrampicata che i professionisti della scalata giudicano molto, molto buone, proprio perché sono situate in pendii molto particolari, e poi abbiamo anche il nostro Museo della Pietra. Abbiamo tantissime cose da poter offrire a chi viene a Pescopennataro. E l'acqua fresca la potete offrire? Perché l'altra volta mi diceva che c'è un progetto anche per valorizzare l'acqua di pesca. Sì, l'acqua là è un famoso contenzioso che il comune dopo decenni ha vinto, adesso abbiamo appaltato ad una nuova ditta, dandogli dei tempi molto, molto, molto corti per realizzare quello che deve realizzare. Se non ci riesce, perché ottenere oggi il riconoscimento dell'acqua non è semplice, e il comune ha la disponibilità, ha la possibilità di rientrare nella sua piena disponibilità
intenzionalità di rientrare nel possesso dell'immobile, della sorgente, di quant'altro, eventualmente decidere anche altro. Però ecco, la è nata per un determinato scopo quella questione, e io voglio che fino alla fine fare in modo che quello scopo si raggiunga. Adesso parlo con il presidente dell'ANCI Molise, com'è andata questa settimana? Beh, io penso che parlano i numeri qui a Venafro in questi giorni. È stata una settimana ricca di eventi, è stata molto apprezzata da tutti, soprattutto dall'ANCI nazionale, che attraverso i suoi rappresentanti Expo di Milano è venuta qui e ci ha giudicato. So per certo, mi hanno mandato delle testimonianze direttamente sul web dell'ANCI, in cui ecco, è stata portata come esempio questa settimana che abbiamo realizzato a Venafro da fare anche in altre regioni. Quindi questo è tutto dire, in una piccola regione qual è il Molise è riuscita a fare questo bellissimo evento a Venafro, 7 giorni ricco in cui tutti i comuni e tutte le aziende locali hanno avuto la possibilità di far conoscere non ai molisani, ecco perché Venafro, perché Venafro è la porta del Molise, ma tutto il territorio nazionale e quelle che sono le loro tipicità e i loro prodotti tipici. Qualche numero ce lo può dare? Guardi, non voglio dire, non so che io sono stato qua tutti i giorni, dalla mattina alla sera, tranne il tempo che in 2 pomeriggi non è stato molto, molto buono con noi, però ecco, è stata tantissima gente. Ecco, già ieri la conferenza in diretta con Hong Kong è stata una cosa toccante, veramente. Tra gli espositori di questa settimana ci saranno quelli che andranno a Milano? Sicuramente sì, e questo è servito quello che diventerà l'Expo di Milano. Potrebbero essere quanti? Guardi, questo io non posso permettere, non sono certo io a giudicare chi, però sicuramente le tipicità sono arrivate qui a Venafro, che sono quelle tipicità che dopo andranno a Termoli e quindi a Milano. Anche l'assessore venafrano Dario Ottaviano è soddisfatto, nonostante il tempo non amico, di tutta la lunga kermesse verso Expo 2015. Una settimana tutto sommato positiva nonostante il tempo? Il tempo non è stato dalla nostra parte, però tirando le somme possiamo essere più che soddisfatti, va bene così. I momenti più qualificanti? Sicuramente tutti i convegni che ci sono stati, perché sono stati di altissimo livello, non solo per i relatori ma anche per le persone che hanno partecipato a queste manifestazioni. E poi sicuramente ancora l'ufficio scolastico regionale che ha impegnato tantissime scuole nella realizzazione di tante opere e ha visto la partecipazione massiccia di studenti da tutta la regione Molise. Io ringrazio veramente quanti hanno partecipato e hanno avuto modo di conoscere questa bella città, questa bella cittadina che è uno scrigno, un gioiello. A proposito di conoscere, sono state mandate in tutto il mondo un po' le immagini di Venafro e quelli pochi che non lo sapevano hanno saputo che l'olio di Venafro è importante sin da prima di Cristo. Vabbè, sicuramente, diciamo, i venafrani conoscono tutti gli scrittori latini che hanno decantato l'olio di Venafro, e ora, diciamo, con questa manifestazione abbiamo promozionato la storia e quello che in effetti riguarda l'olio di Venafro, perché se i latini da Orazio a Columella a quanti altri insomma hanno parlato dell'olio di Venafro 2000 anni fa, oggi noi abbiamo promozionato, abbiamo rilanciato queste loro affermazioni. Quali altri frutti vi attendete? Il fatto che Venafro, i molisani non la conoscevano, ma già, non dico persone semplici, ma persone di cultura che non conoscevano Venafro, tutti quanti hanno affermato che dopo questa piccola visita che hanno fatto a Venafro ci torneranno. Le scuole sono rimaste incantate da Venafro, quindi speriamo che questo sia l'inizio di un percorso che porti a Venafro il giusto consenso. C'è un ringraziamento particolare da fare? Oddio, ringraziamenti sicuramente ci sono. Ringrazierei innanzitutto la dottoressa Paolella dell'Istituto Superiore, dell'Istituto Regionale Scolastico, e la signora Rossella Dorsi della provincia di Isernia, e ancora i volontari dei Carabinieri e l'altra associazione di volontari di Venafro che hanno dato una grossa mano. Ma al tempo a parte, qualche polemica sulla manifestazione non è mancata, ma a chi ha polemizzato risponde il sindaco della città, Antonio Sorbo, che la nostra Alessandra Decini ha intervistato ad Isernia in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. Sindaco Sorbo, è calato il sipario su una manifestazione in Molise verso Expo
e Venafro è stata la grande protagonista. Qual è il bilancio di questo evento? Certamente un bilancio positivo in una organizzazione molto complessa, perché una settimana di eventi insomma non era un impegno grosso per chi ha organizzato, noi insieme all'ANCI, la Regione, la Provincia, l'Ufficio Scolastico Regionale. Devo dire che alla fine c'è stato un inizio un po' in sordina, ma poi abbiamo recuperato alla grande e nonostante il maltempo c'è stata una bellissima serata di chiusura nella quale è emerso veramente tutto lo sforzo che è stato fatto in questi giorni da tante persone. Dunque, ci sono state anche un po' di polemiche, come si possono liquidare queste polemiche? Ma le polemiche, qualche personaggio che utilizza ogni cosa per la strumentalizzazione politica e poi certe critiche sono diventate un boomerang, perché è assurdo fare critiche dopo nemmeno un giorno che è iniziato l'Expo e dire che le cose non vanno. Bisogna aspettare la fine. A paese mio, a Venafro, si dice che quando si va al mulino per macinare il grano, prima di parlare bisogna uscire dal mulino. Invece qui si è cercato di fare una polemica politica che poi si è sostanzialmente ritorta contro chi l'ha fatta. Venafro è stato al centro dell'attenzione, il Molise ha discusso, ha parlato e ha avviato questo percorso verso l'Expo, abbiamo ricevuto i complimenti e gli apprezzamenti da tutta Italia, da tutta la regione Molise, questo ci basta, soprattutto per noi di Venafro è stata una grande occasione per promuovere l'immagine della nostra città, per promuovere le nostre peculiarità. Il bilancio è estremamente positivo e spero che chi ha voluto criticare così tanto per criticare abbia imparato la lezione, perché in certe circostanze, in certe occasioni una comunità deve essere unita e compatta. Qualcuno ha pensato di fare del male a me e all'amministrazione, ma alla fine ha fatto del male a Venafro. Peccato per l'acqua che veramente ha disturbato, ha fatto cambiare molti programmi della settimana venafrana, però di avvenimenti ci sono stati di notevole interesse. Secondo servizio, venerdì scorso presso l'atrio di Palazzo San Francesco a Isernia è stata posta una lapide in ricordo di Dora Melogli Montesoro, che è stata il primo sindaco donna della città di Isernia. La manifestazione è stata organizzata dall'Internazionale National Inner Wheel del distretto di Isernia con il patrocinio del comune. Noi abbiamo realizzato alcune interviste che vi proponiamo. Un giusto e doveroso riconoscimento per una donna veramente eccezionale, la vostra mamma, prima donna sindaco della città di Isernia. Io sono felicissima, oltre che onorata da questa gratificazione pubblica. Io non dico che mia madre è stata la prima donna sindaco di Isernia soltanto, per me è stata la prima donna. Come ogni mamma, essa è sempre unica ed è sicuramente meritato questo encomio post mortem. Quindi io non posso essere che commossa e sentire dentro di me un anelito che mi porta ad un grande rimpianto, quello cioè di non aver fatto nei tempi in cui potevo quello che ha fatto lei. Lei oggi è una nonna, cosa dice ai suoi nipotini di questa mamma? Io di questa nonna ho detto, guarda, io della loro nonna vi invito a vedere la televisione, perché ci sono quelli che non capiscono perché hanno 3 mesi e altri che non capiscono lo stesso perché sono lontani. Invece a quelli di qua io ho detto accendete la televisione, perché probabilmente vedrete qualcosa di bello, una lapide alla vostra bisnonna. Ma c'è poco da aggiungere a quello che ha detto così bene mia sorella. Io voglio evidenziare l'importanza di questa cosa, perché? Perché pensate che fino al 1946 le donne non votavano. Mia madre è stata eletta sindaco di Isernia nel 1963, quindi immaginate, quindi soltanto 17 anni dopo praticamente è stata, penso, il primo sindaco donna di Isernia di sicuro, ma io penso che è stata anche è stata tra le prime donne sindaco d'Italia, probabilmente. Diciamo che per l'epoca non era una cosa molto frequente e Isernia si è distinta per questo, perché non soltanto ha avuto
mia madre come sindaco, ma dopo di lei ci sono state ben altre due donne che sono state sindaco di Isernia, Maria Marracino e Maria Gentile. Quindi Isernia, diciamo che è un po' precorso i tempi di questa che oggi viene considerata la parità di genere, giustamente. Non si dovrebbe neanche evidenziare, neanche parlare di parità di genere, perché è talmente evidente, così dovrebbe essere, che siamo uguali, che evidenziarlo è sbagliato. Io ricordo negli anni 60, io ero studente a Isernia e lei era preside al liceo, e della signora Meloni si parlava della sua rettitudine, della sua competenza, della sua anche severità a scuola. Ma la sua severità a scuola era fuori discussione, ma anche a casa, non è che era tanto tenera. Posso soltanto ricordare che mia madre, quando dovette insegnare anche a me, quando io facevo il primo liceo, perché morì il professore italiano e all'epoca non si trovò nessuno che venisse a sostituire il professore italiano morto, dovette insegnare lei. Quindi mi sono trovato mia madre che era la preside del liceo e anche la mia professoressa di italiano. Beh, voglio dire che mia madre mi bocciò con uno, perché non sono mai andato a conferire, rifiutandomi di far pensare ai miei compagni di scuola che io potessi essere raccomandato, per cui diciamo che ho fatto di tutto per essere bocciato, ma lei mi ha bocciato. Lì non è tanto in linea con in questi tempi in cui tutto si fa per i figli, invece mia madre ha fatto esattamente il contrario, mi ha bocciato. E ti ha mandato a fare ripetizione durante l'estate. Il Club di Isernia ha scelto di ricordare una donna che per la città di Isernia è stata una donna eccezionale, ed è un gesto molto bello questo. Sì, sicuramente. Guardi, io sono molto contenta di essere qui oggi e partecipare a questa manifestazione e onorare una donna per la città di Isernia, per l'Inner Wheel, ma soprattutto per il mio tema scelto quest'anno come presidente internazionale. Il tema è We for Women, che significa noi per le donne, quindi come lei può ben capire sono particolarmente felice che oggi sia una donna ad essere onorata, ad essere ricordata. In qualche modo è un tiratino di orecchi per noi uomini, che avremmo dovuto pensarci noi. Sicuramente sì, io poi sono particolarmente contenta, felice direi di essere qui, perché io ho fondato il Club Inner Wheel di Isernia con molto amore, perché sono legatissima a questa terra, essendo io della provincia di Chieti, quindi limitrofa, la chiamo la città gemella, ed è giustamente una tiratina d'orecchi per voi, perché voi spesso dimenticate di celebrarci, allora noi lo facciamo da sole, ci autocelebriamo. Onore al merito allora alla Presidente di Isernia. Sì, grazie, era doveroso, proprio per via di questo nostro tema presidenziale, scegliere di onorare una donna che è stata una grande donna, almeno per la città di Isernia, oltre che per la sua famiglia. Che sa di lei? È una mamma laboriosa, attenta, addirittura dico questa particolarità, ha espropriato quando era sindaco ettari di terra per donarli, di proprietà, per donarli all'istituto d'arte, che poi ecco l'attuale istituto d'arte cresce proprio, è stato costruito su quegli ettari di terra che la Montesoro ha tolto ai propri figli. Sì, questa cosa. Permettete di fare ricorso. Sì. Davvero una donna eccezionale, la signora Dora Montesoro Melogli, una donna d'altri tempi. Ultimo servizio, Cuori allo specchio, racconti per anime curiose di Evolvere, di Manuela Forte. Questo è il volume presentato presso la Biblioteca Romano di Isernia, che è un vero cenacolo culturale. Ad organizzare l'evento l'Associazione Promozione Donna, diretta da Leontina Lanciano. Noi abbiamo intervistato sia l'autrice, sia Leontina Lanciano e sia la consigliera comunale Bici Antonelli. Prego la regia di mettere in onda il contributo. Manuela Forte, autrice di Cuori allo specchio, deve perdonare la mia ignoranza, io ho provato a leggere un po' tutti i titoli che si riferiscono a lei, al suo lavoro, la maggior parte sono in inglese, non so se lei conosce quel poeta venafrano, Ian Nacone. Lui dice che insomma la lingua italiana sta scomparendo perché siamo un pochino portati per la lingua, essenzialmente per l'inglese. Chi è lei? Io sono figlia di emigrati, i miei genitori sono di Castelpetroso, sono nata in Svizzera, francese, sono tornata in Castelpetroso da adulta e quindi sono più di 20 anni che risiedo qui e sono molisana. Tutti questi titoli che significano?
significano che integrano delle conoscenze professionali che sono internazionali. Il titolo di counselor non è stato tradotto perché avrebbe fuorviato l'intenzione della professione. In Italia è ancora molto poco conosciuto, sta prendendo piede, sono state approvate delle leggi l'anno scorso in questo senso e quindi a breve spero che il mondo intero conosca, almeno il mondo italiano conosca questo titolo. Per quelle poche persone ignoranti come me ci vuole dire cos'è? Sì, il counselor è uno specialista della relazione di aiuto, sostanzialmente una persona esperta di comunicazione interpersonale e aiuta le persone a comprendere attraverso il modo con il quale comunicano, a comprendere i loro limiti e a perfezionare dei punti di forza, di modo da superare poi i disagi, le difficoltà psicoemozionali, eccetera. Da queste note che ho avuto, ho capito una cosa, che lei ha fatto un lavoro molto profondo, con mille facce. Sì, in effetti ho una professionalità abbastanza vasta che nasce dalle opportunità che ho ricevuto dalla vita in varie aziende, in vari contesti. Poi nei contesti internazionali io sono un'appassionata di persone, della persona umana, quindi approfondisco sempre gli incontri, mi piace sapere cosa c'è dietro una persona che apparentemente si pone in un certo modo e sono molto molto analitica. Ecco perché i cuori allo specchio sono tante fasi della vita. Sì, in effetti i cuori allo specchio sono un modo di guardare a noi, guardandoci attraverso gli occhi degli altri, anche perché noi non è che ci guardiamo direttamente, abbiamo bisogno di un riflesso per poter poi vedere e vederci possibilmente senza giudizio. Chi leggerà questo suo lavoro proverà delle emozioni e lei sarà soddisfatto? Se reagirà in che maniera? Allora, io ho già un riscontro importante in questo senso perché il libro è stato pubblicato a inizio dell'anno, sono già state fatte delle presentazioni e i riscontri in effetti sono importanti perché le persone trovano una risonanza con le loro emozioni. Questo è per me il più grande risultato, il fatto che chiunque possa in qualche modo, ogni persona può trovare un piccolo riflesso di sé e utilizzare questo riflesso per poi crescere. Questa è la prova che lei è un artista. Grazie, non posso dirlo io, lo dirà il tempo. Emanuele Forte non è nel panorama editoriale, non è entrata certo in punta di piedi, ma anzi con un grido piuttosto, diciamo, forte, perché il suo libro è un libro molto intimistico, molto attento a far conoscere quelle che sono, siamo noi stessi, no? È un modo per guardarsi allo specchio e per capire quelle che sono le nostre paure, le nostre difficoltà, i nostri pregiudizi, le nostre convinzioni qualche volta sbagliate. Se ha letto questo lavoro, che cosa l'ha colpito in modo particolare? Proprio questo aspetto di ritrovarsi, insomma è un po' come guardarsi allo specchio, uno specchio dove però vediamo non quello che è la nostra vita e la nostra quotidianità di tutti i giorni, ciò che ci siamo costruiti, ma è come guardare un falso d'autore un po' allo specchio, però la cosa positiva è che poi piano piano si arriva a un viaggio, alla fine del viaggio, e questa fine del viaggio significa sapersi ascoltare, riuscire a dialogare con se stessi, guardarsi bene e fare un percorso proprio di presa di coscienza. Davanti a questo specchio ci possiamo rivedere un po' tutti? Sì, un po' tutti ci possiamo rivedere perché è uno specchio quotidiano, come dicevo prima. Cuori allo specchio, ha avuto modo di leggere questo libro? Sì, un libro molto interessante che esprime, racconta il disagio, racconta la sofferenza umana, racconta a volte il malessere in alcuni casi purtroppo portato al suo spasimo ultimo, che è la fine della volontaria della propria vita. È un'analisi molto lucida, molto, molto importante. Tutti ci possiamo specchiare davanti a questo riflettore? Lo specchio è una metafora, no? La metafora dell'anima. Nello specchio, in questo caso lo specchio significa cosa io vedo dentro di me, come io mi rapporto agli altri. Tutti hanno questo tipo di finestra alla quale affacciarsi su un mondo che poi sostanzialmente è la propria anima. Com'è questo mondo oggi? È un mondo difficile, è un mondo però allo stesso tempo molto interessante, contiene una serie di... È un contenitore, no? Nel quale tutto si muove a velocità vorticosa, come una sorta di gorgo, no? Però contiene allo stesso tempo molte cose interessanti, molte idee per il futuro, un cambiamento continuo, la tecnologia, la scienza, orizzonti fino a qualche tempo fa assolutamente impensabili. È semplicemente un mondo che cambia, come è cambiato per milioni di anni fino ad oggi. Ma ci sono dei valori, per così dire, spirituali ancora? Sì, io penso di sì. Se così non fosse dovremmo preoccuparci, i valori spirituali ci sono, sono dentro di noi, sono,
non dico nascosti, ma comunque custoditi. Forse si vedono meno che in passato, però è anche vero che in passato c'era molta falsità, c'era molta ipocrisia, si rappresentava una società, un mondo che forse non era come si voleva far immaginare. Lei cosa dice ai suoi figli? Dico quello che penso, sempre e comunque, dico la verità, dico loro quanto li amo, perché quello è fondamentale, dico loro di guardare avanti, di camminare sulle proprie gambe, di essere onesti, e spero di star crescendo delle persone oneste, delle persone capaci di badare a se stesse, senza paraocchi, soprattutto liberi mentalmente. E questi sono i valori della vita? Sono questi anche altri. Ovviamente quelli che riponiamo nei nostri figli, quelli che guardiamo nei nostri figli, sono i valori più importanti. Un bel libro davvero, quella di Manuela Forte, vale la pena leggere. Siamo in chiusura, grazie a Aldo Porfirio, a Antonio Vacca per le riprese, ad Andrea Visone per il montaggio e la regia. Ovviamente grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Principe Pignatelli, un filo dorato che ha attraversato i secoli.